Anche oggi splende il sole a Figueira da Foz qui in Portogallo. Sta per cominciare la seconda giornata della ISDE 2009. Ieri inaspettatamente si è chiuso il primo giorno con un passivo abbastanza pesante per gli azzurri, 1,44 di ritardo dalla Francia, davanti a noi anche la Finlandia. Le prove di oggi sono identiche a quelle di ieri, bisognerà attaccare dal primo minuto. Andiamo a vedere come si comportano i piloti della maglia azzurra. Inizio alle 11:10, la cross test, a mezzogiorno e mezza. Franco Gualdi, si chiude la seconda giornata, come sta la squadra maglia azzurra? Beh, un po' la giornata che è un po' la fotocopia della giornata di ieri, e niente di eccezionale, nel senso che non c'è stato nessun acuto da parte di nessun pilota, però comunque si sono difesi bene, qualcuno un po', per la verità un po' meno bene, come nei giovani sono andati bene per tre quarti di gara, poi alla fine sono un attimino, hanno perso tutto il bello che avevano fatto. E niente, è come ieri, siamo lì, siamo ai vertici delle classifiche, vincere ogni giorno che passa diventa sempre più difficile, però insomma è ancora lunga, anzi è lunghissima. Oggi qualche nazione ha perso ancora un tassello importante della squadra, noi siamo fortunatamente ancora al completo, e anche se iniziamo anche noi a avere i primi problemi, però insomma siamo fiduciosi nel perlomeno per quello che riguarda il podio. Tullio Pellegrinelli, che giornata è stata questo secondo giorno qui in Portogallo per la Junior Trophy? Ma dopo, diciamo, la prima giornata di ieri, che è stato un po' un rodaggio per noi per cominciare a capire i valori in campo, i giovani ieri non si erano espressi al meglio, oggi avevamo fatto un discorso valido, nel senso cominciare a dare il massimo delle proprie capacità, infatti fino a tre quarti di gara secondo me andavamo molto meglio rispetto a ieri, poi nelle ultime due prove qualche caduta di troppo ci ha rallentato. Però una gara questa che farà ancora qualche vittima, perché abbiamo visto anche oggi Knight ritirarsi, Salmini in avere dei grossi problemi. Prima di portare via il morto bisogna lasciarlo diventare freddo in questo caso. 2.31 dalla Spagna, prima in classifica. Domani che cosa ci aspetta con il cambio delle linee? E per noi vincere, l'avevo già detto in anticipo che sarebbe stata un'impresa troppo difficile, però puntare al podio secondo me era l'obiettivo e possiamo ancora crederci. Il terzo posto potrebbe essere la nostra portata, poi un po' di fortuna magari, non si sa mai. Alex Salvini, migliore azzurro nel trofeo oggi, che giornata è stata? Molto meglio di ieri, dai. Diciamo, inizia a prenderci un po' le misure. Ieri ero molto nervoso, ho commesso tanti errori, oggi molto meglio. Ho fatto sempre una caduta in una speciale e in una linea ho avuto un problema al freno dietro che ho perso la leva e ho fatto un lungo e ho perso un po' di secondi. Però nel complesso è stata una buona giornata, ottima. E adesso domani si cambia giro, si cambia percorso, vedremo un po' cosa ci aspetta i prossimi due giorni. Intanto cercherò di dare il massimo come ho fatto oggi e vedo che tutta la squadra sta migliorando tutti e sono contento per questo. Per il trofeo è dura, perché comunque ci sono Francia e Finlandia molto forti, però noi ce la mettiamo tutte e vediamo cosa succede. 11:10, la cross test, a mezzogiorno e mezza. Capitano Alessandro Bellemetti, si chiude un'altra giornata difficile per la squadra, invece tu decimo nell'assoluta, quarto di classe, che giornata è stata? È stata ancora abbastanza faticosa come giornata, perché abbiamo fatto le stesse speciali di ieri, però c'erano molte più buche, la sabbia si era scavata tantissimo e è più difficile. Abbiamo ancora subito abbastanza, i francesi hanno guadagnato ancora davanti a noi in classifica. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche e domani proveremo a cambiare ritmo, cercare di attaccare per cercare di mangiarli giù un po' ai galletti. Erano le stesse speciali di ieri, che cosa non ha funzionato? Ieri le avete viste per la prima volta, oggi ci aspettavamo qualcosa di più.
Ma sicuramente sono scavati di più, più buche, e abbiamo subito un pochettino questo. C'è da dire che abbiamo cercato di attaccare, infatti quattro piloti, noi i quattro del trofeo siamo tutti abbastanza a ridosso delle prime 10 posizioni dell'assoluta, però non è bastato per la squadra, i francesi hanno guadagnato ancora. Ripeto, cercheremo da domani col giro nuovo, speciali nuove, magari di far cambiare un po' l'aria. Edoardo D'Ambrosio, miglior azzurro del Vaso nella seconda giornata, com'è andata? Dai, oggi è andata meglio, diciamo che io e Pogna nel primo giro siamo difesi abbastanza bene e riuscivamo a tenere alta la classifica della nostra squadra. E alla fine penso che abbiamo recuperato un po' sui primi, però di sicuro arrivare a vincere è dura, perché comunque anche i francesi vanno molto forte. Le squadre davanti a voi, il distacco è di oltre 2 minuti, c'è margine per recuperare almeno per un podio? Secondo me per un podio c'è il margine per recuperare. L'unica cosa è che abbiamo perso un po' troppo nel primo giorno rispetto ad oggi, se oggi non abbiamo preso tanto.